Mister, settimana lunga, settimana tipo, immagino anche settimana caratterizzata dal buon umore per quello che ha lasciato la vittoria contro l'Ancona. Sì, sicuramente è stata una settimana normale, finalmente, senza turni infrasettimanali. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare nel miglior modo possibile, di recuperare anche qualche giocatore. Sicuramente l'umore in questo momento è buono, però testa bassa e pedalare perché domani ci aspetta una partita importantissima. No, non ci possiamo permettere cali di concentrazione e l'ho ribadito per tutta la settimana. Questa è una partita estremamente importante per il nostro cammino, per il nostro campionato, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Non ami parlare dell'avversario che magari non starà attraversando il suo miglior momento, però in questo inizio di campionato ha già fermato Reggiana e Modena. Sì, sicuramente il Grosseto in questo momento non sta vivendo un buon momento, ma è una squadra che io l'ho vista tante volte, è una squadra che gioca a calcio, che è propositiva. Noi sicuramente da canto nostro dobbiamo fare una partita al massimo delle nostre potenzialità, delle nostre possibilità, perché è una partita dove bisogna fare risultato. Purtroppo è diventata una domanda di rito, capitolo infermeria, comincia piano piano a intravedersi la luce in fondo al tunnel, è ancora lunga. Abbiamo ancora qualche giocatore importante fuori, però quelli che ci sono hanno dato ampie garanzie per poter essere competitivi e per poter andare a fare risultato.